Siamo in compagnia di Rodrigo Aguirre, che di fatto è stato il primo acquisto dell'Empoli per la stagione 2014-2015, e qui con noi abbiamo anche un traduttore d'eccezione che è Franco Signorelli. Rodrigo, intanto benvenuto, benvenuto, questa è facile, benvenuto in Empoli. Bueno, muchas gracias para todos. E anche questa la risposta, insomma, sia eloquente, si capisca bene. Cosa conosci, Rodrigo, del calcio italiano? Cosa ti è arrivato in questi anni che sei stato in Uruguay, un paese molto lontano, per quanto, come si diceva anche in conferenza stampa, abbia delle caratteristiche molto simili al calcio europeo? Che conosci sobre il fútbol italiano, ya que el fútbol italiano es parecido al uruguayo, y qué opinas sobre él? Bueno, primero que nada, ya lo dije, que es un campeonato, un fútbol muy 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 difícil, muy muy aguerrido, como tú dijiste, parecido al uruguayo. Y como también dije antes, espero poder adaptarme rápido y para que las cosas salgan bien, ya sea para mí y para el equipo. Un campeonato muy difícil, como ya he dicho, similar al uruguayano, que si combate tanto, si corre tanto, quello que espera lui es de poder adaptarse el prima posible per rendere al meglio per la squadra e per se stesso. Conoscevi qualcosa di Empoli, dell'Empoli Calcio? Magari ad Udine, forse Antonio Di Natale ti ha detto qualcosa? Che si conosci algo sobre l'Empoli e se tuviste l'opportunità di parlare con Totò Di Natale. Sì, conosco, supe quando appena tenia la possibilità di venire per qui, di che aveva giocato un uruguayo Salayeta, e también después me enteré de que Di Natale surgió de aquí. Pero no tuve la posibilidad de hablar con él, ya sea de porque no hablo italiano y estuve tan solo una semana entrenando en Udinese. Sa que Salayeta, el uruguayano, ha jugado qua, no ha avuto modo de hablar con Totò, ma sa que es una grande persona y que es uscita dalla cantiera dell'Empoli e spera di lasciare il segno suo. Di te sappiamo che sei un attaccante, che hai fatto molto bene in Uruguay. Raccontaci però maggiormente quelle che sono le tue caratteristiche. Tu caratteristica? Sì, lo dije antes, un juego rápido, zurdo, de buen juego aéreo, que puedo jugar ya sea de 9 o de puntero por izquierda. Giocatore veloce, rápido, va bene in testa, sinistro. Puoi giocare sia di 9 che sull'esterno sinistro, diciamo. Arrivi in Serie A nel massimo campionato italiano, come tu l'aspetti? Llega a Serie A nel massimo campionato, come te lo aspetti? Primero che nada, ya lo dije, poter adaptarmi de la mejor manera para poder ganarmi un lugar en el grupo y sumar la mayor cantidad de partidos posible con Empoli para, como ya dije, ganarme un lugar aquí en Empoli y en el fútbol italiano, y para poder llegar a lograr cosas importantes. La prima cosa, adattarsi al calcio italiano, all'Italia, diciamo, è giocare il più possibile, giocare per il gruppo e lasciare che il campionato italiano dica per cosa sono fatto. Cosa ti aspetti personalmente da questa stagione? Che ti aspetti personalmente di questa stagione? Y aportar lo mejor, ya sea jugando o fuera de la cancha, pero el delantero siempre quiere hacer goles y espero poder cumplir con ese rol. Gracias y mucha suerte, se dice così. Mucha suerte, sí. Bueno, muchas gracias.